Buonasera, ben ritrovati. Nuovo appuntamento con la nostra rubrica Star Bene in TV. Siamo in compagnia della dottoressa Misley e della dottoressa Pitacco, che hanno un ruolo nell'ambito dell'assistenza infermieristica nella nostra struttura ospedaliera e anche nelle strutture domiciliari di Trieste, in quanto, come ci spiegheranno loro adesso, iniziano a concretizzarsi gli effetti della riforma sanitaria che ormai è in piena fase di attuazione. Buonasera, ben trovate. Allora, se vogliamo un attimino inquadrare anche questo ruolo nuovo per certi versi, perché amplia, se ho ben capito, le vostre competenze ai sensi appunto della riforma sanitaria voluta dalla giunta regionale, affidandovi così una responsabilità, se vogliamo, anche molto, molto più ampia, se non altro in termini di pazienti, di persone e di famiglie che andate in qualche maniera a servire, a gestire. Sì. Allora, diciamo che io mi trovo già nella condizione di occuparmi dell'assistenza infermieristica ospedaliera e territoriale, quindi ho una funzione già da alcuni mesi duplice. A momenti ci sarà la fusione delle due aziende e quindi la cosa sarà già formalmente risolta. E ovviamente mi occupo come direttore dell'assistenza della bellezza di 2000 infermieri. In ospedale ce ne sono circa 1100, 1200 e sul territorio gli altri. Certo. È ovvio che in un contesto così complesso e così anche numeroso, la grande sfida è quello di riuscire a costruire dei percorsi integrati di nursing, di assistenza infermieristica, che siano a tutto vantaggio del nostro malato, del nostro cittadino. Sono percorsi già ben avviati, devo dire che noi abbiamo già per tradizione, ben prima della riforma, e quindi della unificazione delle due aziende, abbiamo sin dal 2002 un sistema di continuità assistenziale ospedale e territorio infermieristico che funziona molto bene e che è molto gradito dai cittadini. Quindi noi facciamo circa 6.000 deospedalizzazioni protette ogni anno, sono proprio gli infermieri dei distretti che si recano nei reparti, che concordano con gli infermieri dei reparti la deospedalizzazione protetta delle persone più fragili e che sono anche più complesse dal punto di vista clinico. Questa unificazione delle due aziende amplia questa sfida, quindi si tratta proprio di buttare il cuore oltre l'ostacolo, è una cosa che già stiamo facendo da parecchi mesi, ad esempio con il reparto di dialisi, di nefrologia e dialisi. So che il prossimo venerdì sono qua Sì, col dottor infatti. Boscuti proprio a raccontare come questa unificazione proprio anche delle due aziende ci dà la possibilità di migliorare significativamente i percorsi assistenziali e clinici per i nostri Certo, cittadini. anche perché ci sono molti tipi di patologie o comunque di deospedalizzazioni successive a interventi o comunque a degenza per cure che richiedono poi una prosecuzione di queste a domicilio, dove evidentemente la presenza di personale qualificato è È fondamentale. fondamentale, è anche fondamentale questo, che il personale, gli infermieri, noi del territorio abbiamo sviluppato negli anni, io provengo dal territorio, adesso mi occupo con mio grande onore anche dei colleghi dell'azienda ospedaliera, e devo dire che nel territorio si è sviluppata una grande capacità di fare rete intorno al malato. Mentre all'interno dell'ospedale le capacità sono estremamente specialistiche, molto tecniche e molto importanti. Mettere insieme queste due competenze, capacità di fare presa in carico del territorio, capacità molto tecnica e specializzata all'interno dell'ospedale, crea la possibilità di creare davvero per questa città un nursing, un'assistenza infermieristica altamente qualificata. Io ho trovato all'interno dell'azienda ospedaliera colleghi di grande pregio e di grande professionalità. Quindi sono ottimista che le cose si possano realizzare. Volevo presentare la mia collega, che è la dottoressa Giuliana Pitacco, che lavora con me e che si occupa in particolare di un settore molto innovativo che vede coinvolti sia i colleghi dell'ospedale che del territorio nel promuovere uno strumento, anzi due strumenti particolari e innovativi. Avrei piacere che sia Certo, la collega a narrare. solo un inciso, quando lei parla di ospedale si riferisce a Catinara e a Maggiore, anche perché ad esempio la Certamente, dialisi si fa a Maggiore, se non ricordo male. ma Quindi bravissimo, bravo, bravo, è così. entrambe le strutture sanitarie d'eccellenza, perché È possiamo dirlo che vero, entrambi lo possiamo dire, sono sì. sicuramente di alto livello, spesso forse vengono un po' denigrate per via di qualche singolo episodio, perché solo chi non lavora non sbaglia, perché magari ci sono dei momenti
momenti di particolare, mi riferisco al pronto soccorso in particolare di Catinara, ci sono dei momenti di intasamento che inevitabilmente producono qualche fastidio, però forse anche la collaborazione tra cittadini, pazienti e personale infermieristico e medico penso possa contribuire a una migliore efficienza del servizio per tutti quanti. Perché il medico e l'infermiere lavorano meglio e il paziente ne guadagna, ma soprattutto è consapevole che comunque la prestazione che riceverà è di alto livello, è completa e in qualche maniera risolverà, meno l'auspicio è questo, il problema certo. Per il quale si è recata. Dottoressa Pitacco, non volevo togliere la parola, prego. Sì, come ha detto la dottoressa Misli, stiamo attivando questi due progetti e in questo momento in particolare in due strutture operative, cioè nel senso che per migliorare la continuità assistenziale in particolare delle persone dimesse dopo un intervento di chirurgia toracica e per le persone seguite dal centro di nefrologia e dialisi, abbiamo cominciato da là, ma abbiamo intenzione di ampliare, a breve partiremo anche con un progetto più allargato in altre strutture chirurgiche. Due strumenti di cui parlava appunto prima, accennava la dottoressa Misle, uno nato in sviluppato in America e uno in Italia. In sostanza su che cosa si fondano questi due strumenti? Da anni si parla dell'assistenza centrata sulle persone, la medicina centrata sul paziente, penso che insomma voglio dire ne avrete parlato anche molto anche voi. E la letteratura dice però che fanno fatica, cioè voglio dire si parla, cioè c'è questa ambizione, questa tensione, però nella realtà è difficile poi concretizzarli, no? Quindi la sfida, come diceva la dottoressa Misle, è proprio quella invece di utilizzare strumenti che ci consentano di coinvolgere le persone malate proprio attivamente nei percorsi di cura. Sono strumenti molto semplici, sono due questionari. Il primo serve orienta il personale che lo utilizza rispetto a quali sono le capacità o le incertezze delle persone a gestire anche aspetti molto pratici legati alla gestione della malattia. L'altro invece ci fornisce indicazioni su qual è lo stato emotivo delle persone, perché noi sappiamo che le persone, soprattutto nelle situazioni croniche, passano delle fasi in cui la consapevolezza rispetto alla propria situazione, il cambiamento della propria vita e quello del contesto familiare cambia e si modifica, proprio perché ormai è riconosciuto che un ruolo attivo delle persone rispetto alla propria salute e anche rispetto ai propri percorsi di malattia è determinante per quelli che sono gli esiti e anche per quello che è la capacità delle persone di inserire questa esperienza di malattia in un contesto di vita che ha già una sua storia, una sua biografia, certo. Che in qualche modo... Quindi l'aspetto innovativo però qual è? Che per una volta non siamo noi a valutare gli altri, ma sono le persone che si autovalutano. Quindi noi somministriamo questi strumenti e questi strumenti ci danno poi un livello, sono quattro i livelli possibili. Come cercavo di spiegare prima, il livello più basso è quello in cui la persona proprio non è in grado, non può, cioè in quella situazione emotiva non è in grado di gestire la propria malattia, la propria condizione. Ma proprio noi... attraverso strategie si cerca di migliorare questo e di offrire quindi anche in rapporto alle capacità e alle possibilità delle persone interventi assistenziali che massimizzino l'autonomia. Le persone invece che si trovano a livello 4 sono persone che si gestiscono in maniera molto autonoma e quindi anche la relazione cambia e il contributo e l'intervento cambia. Questo si permette anche di allocare meglio le risorse. Sì, sottolineo questo aspetto di innovazione perché normalmente, tradizionalmente in Italia siamo noi tecnici a valutare la persona dal punto di vista clinico, psicologico, eccetera. Per la prima volta sperimentiamo il contrario, cioè dal punto di vista clinico sarà il medico, ok, dal punto di vista assistenziale noi, però dal punto di vista psicologico e emotivo è proprio il cittadino che ci dice come si sente. E abbiamo in questa sperimentazione già verificato che ci sono dei gap. Noi a volte giudichiamo che la persona, il nostro malato, sia in grado di gestirsi bene le cose, sia una persona forte, e poi ci accorgiamo che con questo questionario invece ci rimanda uno stato emotivo molto fragile, no? Quindi certo. Spessissimo i nostri organi di senso sono fallaci rispetto alla valutazione del malato ed è bene che il malato ce lo venga a dire. Certo, certo. Abbiamo un telespettatore che forse vuole chiedervi qualcosa. Pronto? Buonasera. Buonasera. Dica.
Per piacere, vorrei un'informazione. Dica se possiamo. Il famoso PET, tanto decantato a tempo addietro, che verrà messo in opera a Trieste, quando è stato deciso che avrà funzione? Lei parla dei CAP, immagino, no? Prego? Lei parla del CAP, centri di assistenza primaria, no? In questo momento per i tumori. La PET, no, mi scusi, allora tutta un'altra cosa. Beh, qui di questo francamente non saprei dirle. Io so che sono un pochino fuori del seminato. Sì. In effetti non credo che sia... sofisticata. Sono gli interlocutori più... certo, no, volentieri, ma in questa sede non siamo in grado di dare io per primo una risposta, perché anche le competenze delle nostre ospiti sono diverse, e quindi purtroppo sicuramente in una prossima trasmissione magari parleremo anche di questo argomento, però in questa sede oggi in tempo reale non siamo in grado di rispondere. Ci scusi, buonasera. Buona serata. Approfitto per dire invece questo, può essere importante per il cittadino che ci ascolta sapere che stiamo facendo dei percorsi di formazione molto importanti. Ci sono colleghi dell'ospedale che escono a vedere come si lavora nei servizi territoriali, nei distretti, in psichiatria, al 118, al centro cardiovascolare, al centro oncologico, al CERT, eccetera, eccetera. Però ci sono anche colleghi del territorio che stanno andando in ospedale a fare formazione nei vari dipartimenti, proprio per implementare la capacità di conoscersi, di far rete nell'interesse del cittadino. Uno dei problemi che ha il cittadino con una patologia cronica è proprio quello di avere personale infermieristico che è capace di aiutarlo a dipanare il suo percorso clinico assistenziale specifico suo, e quindi conoscersi vuol dire sapere dove mandare il malato, anzi certo, come collegarlo, come creare una rete fatta da tanti professionisti che lo sostengano nei momenti peggiori della sua vita, perché la malattia rappresenta il momento peggiore della certo, nostra vita. Certo, beh, quindi possiamo dire per chiudere che quindi questo aspetto, questa innovazione della riforma sanitaria sicuramente è pregevole. Certo. Sì. Bene, allora grazie dottoressa Mislet, grazie dottoressa Pitacco. Sta bene in TV finisce qui, come sempre qualche istante di pubblicità e poi la rubrica con Pierpaolo Gregori. Pronto dottore, a tra poco e restate su Tele4. Buonasera.